Dopo 5 anni, a Vissarezzo torna a festeggiare la solidarietà. È infatti tornato l'atteso pranzo sociale per i donatori, un momento di condivisione e riconoscimento per tutti coloro che hanno contribuito a garantire una risorsa preziosa per la comunità, il sangue. Abbiamo avuto anche una serie di esempi, ma abbiamo avuto testimonianze anche di chi, ad esempio, è un ex donatore, di chi poteva donare, ora magari per motivi di salute non può più donare, ma porta comunque avanti la sua testimonianza. Il suo lavoro non è assolutamente meno prezioso. Durante le premiazioni si sono alternati giovani donatori a donatori esperti. C'è chi addirittura ha festeggiato i 40 anni di attività e ben 137 donazioni. Sono contento di aver raggiunto questo traguardo. Mi dispiace un po' perché per motivi di salute non posso più donare, altrimenti avrei voluto continuare a donare, perché donare è importante, si salva, a volte si salva delle vite anche non sapendolo, però perlomeno si migliora la vita di qualcuno. E grazie ai miei genitori ho iniziato a donare nel 2018. E mi portavano già da piccola con loro per abituarmi, diciamo, all'ambiente, alle dottoresse, alle infermiere, e da lì è stato naturale. All'età di 18 anni ho iniziato e non ho più smesso. Donare ti fa sentire bene a te stesso, che sai che aiuti altre persone, ma loro non lo sanno, quindi è un riconoscimento che però non può essere apprezzato da quegli altri che non sanno chi sei.